Il mondo dei doppiatori.it ha il piacere di confrontarsi, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, con Raffaele Piso, attore e regista. Signor Piso, noi con questa intervista vorremmo parlare della sua attività di attore nel teatro, nella radio e nella televisione, in riferimento anche a quella di suo fratello Mario, che è stato un doppiatore importante fin dagli albori del Certo. doppiaggio, e di suo nipote Silverio. Beh, una strana famiglia perché loro erano persone serie, io un po' meno, perché io sono un tipo che scherza sempre, ride, fa le parodie, anche perché vengono dalla rivista, loro vengono dalla Mario, vengono dalla prosa, un attore serio, e Silverio era impegnato invece a costruire qualche cosa perché era un ragazzo veramente in gamba. Come vi siete avvicinati al mondo dello spettacolo e quali percorsi avete Beh, seguito Mario nello scappò di casa spettacolo? perché mio papà era il maresciallo maggiore dei carabinieri. E alla parola attore mio fratello spianò la via a me, insomma, praticamente perché quando io cominciai mio padre mai si era abituato a Mario che aveva avuto successo, che stava creando una sua locazione nel mondo non solo dello spettacolo ma anche nel mondo civile. E accettò il fatto che io cominciai a fondare il Teatro della Soffitta a Bologna con Sandro Volchi. E facendo prosa, però il mio istinto era sempre fare parodie, scherzare, ridere e passare la rivista da quel momento. Il professor Gerardo Di Cola sostiene, storico del doppiaggio, sostiene che suo fratello sia stato il primo italiano a prestare la voce ad un altro attore italiano, che era Roberto Villa nel Grande Appello di Mario Camerini del 36. Bravo, perché Villa non era un attore, Roberto, io l'ho conosciuto molto bene. È una bravissima persona, ma non era un attore, veniva dai fumetti, ha fatto qualcosa nei fumetti, l'hanno visto e ha cominciato a fare cinema. E adesso poi parleremo del doppiaggio. In tutti i modi Mario prestò la sua voce, lo doppiò, lo prestò, lo pagarono A me, per doppiare Roberto insomma, Villa. ricorda questa attività circostanza in cui si dà una particolare rilevanza, insomma, per la storia del doppiaggio. Sì, molto perché aiuta quelli che non sono attori. Ecco, perché praticamente è criticato, poi ne parliamo dopo del doppiaggio, ma indubbiamente serve per quelli che hanno un viso o il regista sceglie anche uno per la strada, però questo non sa di due parole, non sa recitare, allora a quel punto viene salvato da un attore che gli dà l'intonazione, che lo doppia, che gli dà la voce praticamente. Un altro importante evento nella storia del doppiaggio è la fondazione della società ARS. Suo Sì. fratello abbandona la gloriosa CDC per entrare come socio fondatore di questa nuova organizzazione del doppiaggio. Lei ricorda i motivi che hanno spinto suo fratello a lasciare la CDC per poi rientrarvi qualche Per tempo poi dopo? entrare, perché la CDC era la società doppiatrice più importante di Roma, c'erano dei grandi interpreti come Cigoli, come Rinaldi, e Pino Locchi che doppiò tanti poi film americani, insomma era una grossa società, però nacquero delle dispute non sui soldi o sull'interpretazione, cioè, sul modo di fare, sull'accettazione, ormai la CDC stava scivolando verso dei filmettini, loro interessavano meno perché erano più interessati ai film grossi americani e insomma tentarono con altri di fare quest'ASS. Poi naturalmente la CDC, che era un po' una potenza, riuscì a riprendersi i suoi migliori attori che erano usciti. A differenza di suo fratello, lei non si è mai dedicato al doppiaggio, purtroppo avendo lavorato nel teatro, nella compagnia del teatro di rivista della Rai con attori che Sì. facevano il doppiaggio, da Paolo Ferrari a Nino Manfredi a Gianni Bonagura a Elio Sandra Pandolfi. Mondaini, Antonella Steini, diciamo tutti i nomi che c'erano allora nel teatro stabile di rivista della televisione che nasceva nel 53, 52, 53. Lei come mai lei non si è mai dedicato Ma al io ho doppiaggio? doppiato, sai perché? Perché io doppiai Roberto Risso nelle Signorine dello 04 e non mi piaceva stare al buio, non era tanto il fatto del doppiaggio. Ma per me era noioso, essendo così eclettico nelle cose, così vivo, come lo sono adesso, 90 anni quasi, mi annoiavo stare chiuso in questa sala al doppiaggio, eccetera. E poi in più dicevo, ma perché io devo salvare questo che non sa fare niente? Non parlo di quello che doppiavo io, ma molte volte il doppiaggio salva delle persone che poi spariscono se non sono doppiate, perché non sono attori, ecco. Sì. Per me bisogna fare il gradino per volta, dal Sì, teatro in poi. forse adesso c'è un po' meno, forse all'epoca c'era un po' di più. Di che Questo cosa? è il doppiaggio di attori italiani. Meno, 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 ma infatti non si capisce più niente. No, scusa, se tu vedi le fiction adesso con questi attori,
parlano, io chiamo gli attori aspirati, molte volte dico ma che cacchio ha detto quello lì, che non, cosa dice, non si capisce, perché non c'hanno la, non, non bisogna, come in tutti i mestieri, come in tutte le esperienze, bisogna fare un gradino per volta, non si può improvvisarsi immediatamente attori. Io posso capire che hanno delle qualità, anche dei comici ne vedo ottimi, però bisogna andare avanti e un po' per volta. Purtroppo non si impara più come una volta, c'erano i grandi attori, tu vivevi vicino a questi, prendevi i tempi, prendevi le intonazioni, eccetera. Oggi purtroppo, non esistendo più questi, bisogna arrangiarsi da soli, però quando hai le qualità e la volontà di fare, ci riesci. Parlando invece di suo nipote, Silverio... caro, cioè... caro Silverio, perché io ero proprio... lo zio preferito da lui, perché lo portava in giro, lo curava, mi ricordo Villa Borghese, lui era bambino, era già un ragazzo grande, ero molto attaccato a Silverio, veramente è stata una perdita per me inconsolabile. Silverio era molto bravo, e sai cosa ha fatto che tu non hai menzionato, non mi hai menzionato? Lui ha fatto i Jefferson, il doppiaggio, eccetera, lui fece le favole musicali su disco dei fratelli Fabbri, che ebbe un grande successo in Italia, infatti hanno fatto varie edizioni, Biancaneve e sette nani, La bella addormentata nel bosco, però la faceva per i bambini con le illustrazioni, c'era dal giornale, c'erano le illustrazioni del disco, e lui raccontava con altri attori la storia inerente al disco che c'era nell'edizione. Come nacque l'incontro fra il giovane Silverio e il mondo del doppiaggio? Ma Silverio, essendo figlio d'arte, perché essendo figlio di Mario, a Milano cominciò a conoscere dei giovani che erano come lui, volevano creare qualche cosa, cominciarono a prendere, avendo specialmente Viganò, aveva degli amici che avevano i Jefferson, che avevano la possibilità di prendere i diritti di Jefferson, però bisognava doppiarli, allora si misero insieme e cominciarono il doppiaggio. Ecco, questo è stato l'inizio. Poi io ho lavorato anche con Viganò per fare Monte Carlo in televisione, con la trasmissione sul Lotto, ma dico, cioè, il personaggio era questo, chi dei due, l'artista era Silverio, Viganò era più il milanese faccendiere per gli affari e per i soldi. Ho capito, quindi Viganò si occupava più della parte economica, Silverio, certo, della parte artistica. E a proposito della carriera... mezz'ora, ripeto, mezz'ora, signori, siamo in mezz'ora. Teatro, mezz'ora, pronto, fra mezz'ora. Allora, dicevamo, oltre ai Jefferson, dove è stata la prima voce di Franklin Cover, la direzione che ha tuo animato fu for Star, sì, ci sono altri lavori di Silverio, sia da attore che da doppiatore, no, magari poco conosciuti, beh, al pubblico? Attore e doppiatore, l'ho già detto, la collana di dischi, recitava, lui presentava, parlava, spiegava, ma l'aveva fatto per i bambini ed ebbe un grande successo, non so, su a Messina, se tu lo sai, ma vendevano moltissimo nelle edicole queste, non so se le cose l'hai mai viste, le favole musicali. Sì, questo ancora forse non ero nato, credo. Appunto. Strano, sui 60, 72. Giuseppe De Santis, la sceglie per interpretare il libro Gabriele in Italia per la gente, dove lei è doppiato da Gianni Musi. Come mai lei fu doppiato dal grande Gianni? Perché finito il film io ero in teatro, ero con la rivista, con Maria De Frate, Don Lurio, e in teatro eravamo nel nord, il doppiaggio veniva a Roma, io non potevo andare perché avevo due spettacoli, eccetera, e allora disperatamente, perché De Santi mi aveva preso molto in simpatia, mi fece doppiare Gianni Musi, che mi doppiò molto bene perché prese tutte le intonazioni mie, lo andai a trovare un momento che ero di passaggio a Roma al doppiaggio, e devo ringraziarlo perché fui molto contento. Apri una ferita dolente, perché un attore che fa italiano brava gente in America avrebbe continuato a lavorare, perché non dico, non è una mia polemica, qui invece stranamente, però a cercarlo si italiano per la gente se lo trovi. Ci fu una lotta contro questo film, perché dava fastidio a certi politici e a certe persone che insomma si erano comportati male durante la nostra gloriosa, perché erano degli eroi, li ho visti in Russia, i documentari dai sovietici, erano i nostri soldati, erano degli eroi veramente, erano delle pezze di piedi a 40 sotto zero. Vabbè, andiamo avanti. Tanti registi italiani hanno utilizzato massicciamente il doppiaggio
pur a volte criticandolo in maniera molto aspra, anche se insomma aggiungo questo soprattutto in no, passato, ma perché questa condizione tanto evidente quanto giusta? Perché doppiaggio, vedi, come ho detto, siamo i migliori al mondo, ma non siamo gli attori, cioè il critico, adesso vediamo anche la domanda che vuole fare sul critico dopo, che poi si abbina a questo, non riconosce quello come valore, perché sei tu che hai interpretato quel personaggio, quello ci ha messo solo la faccia, capito cosa voglio dire? Sì. Cioè non è l'attore che si esprime davanti alla gente, è una faccia, è un viso, però è invece chi ti dà valore e chi porta avanti è il doppiatore, in questo bisognerebbe dare valore al doppiatore. Ma non dire che quello è bravo, perché è la voce di un altro, l'ha interpretato un altro. Sì. E sarebbe la stessa cosa che adesso il comico che c'è qui lo facesse entrare in scena, dalle quinte io dicessi le battute sue. Come dicevamo, diciamo la critica che spesso non si cura in doppiaggio, come mai c'è questa ostilità sul doppiaggio che ne parla, la critica però ne parla anche, quando ne parla male. Perché molte volte sono doppiati male o perché la ragione è questa, come dico io, insomma, praticamente. Infatti guarda, io ho avuto una critica in America che non c'entra con il doppiaggio, però che diceva, abbiamo visto un attore dall'espressione umana, estremamente umana, dunque parlavano dall'interpretazione visiva, diciamo, non parlavano del doppiaggio in quel momento, perché l'attore si riconosce, cioè bravo, erano bravi nel loro campo in America, ma se non avevano un doppiatore bravo qui, ecco, parliamo degli americani, se parli solo degli italiani, io ti dico diamo valore all'attore. Ma assolutamente sì. Ma se diciamo americani, sono bravi già loro. Sì. In America. Sì. Però in Italia se non hai un. Ecco perché i maggiori interpreti americani erano sempre doppiati dai maggiori doppiatori italiani. Sì, Pino Rinaldi, Pino Locchi, Cigoli, insomma una grandissima generazione di grandi attori che sono rimasti nella storia. Credo sia stato chiaro, non so, però il discorso è questo. Il critico cinematografico deve parlare bene di un attore completo. Non parlo tanto dell'opera cinematografica, ma quanto di singolo, deve parlare bene se sa che la sua voce, che è lui, se è doppiato, può parlare bene del doppiato, può parlare anche male. Ci sarà una folla che sta entrando in teatro, il nostro spettacolo piace moltissimo, è sempre pieno, questo ci fa piacere. Dimmi tutto. Noi signor Piso la ringraziamo di questo suo contributo. Non parlo di Grillo perché non ho il tempo, se no. Noi la ringraziamo per questo suo contributo al nostro ciclo di interviste e infine le chiediamo di mandare un saluto ai visitatori del nostro sito ilmondodidoppiatori.it, nel suo il doppiaggio. Hai già detto tu, un saluto a quello che hai detto tu, giustamente. Al saluto professore e in bocca al lupo per voi. Continuate. Trovate la gente entusiasta è difficile. Io l'ho trovata oggi. Grazie, ciao. Grazie.